Hyperversum è il primo romanzo dell'omonima saga, scritta dall'autrice italiana Cecilia Randall. Ad oggi la serie comprende 4 libri: Hyperversum, Il Falco e il Leone, Il Cavaliere del Tempo e Hyperversum Next. Il mio progetto si basa sul primo romanzo, che ha come protagonisti 6 ragazzi americani: Ian, Daniel, Martin, Jody, Donna e Carl. Giocando al videogioco, che dà il nome al romanzo, il gruppo viene catapultato indietro nel tempo e si ritrova bloccato nella Francia del 1214. Qui i ragazzi devono far fronte a ogni tipo di situazione, dalle difficoltà di comunicazione alle nuove abitudini a conflitti personali, il tutto sullo sfondo della guerra tra Francia e Inghilterra e in particolare della battaglia di Bouvines. Prima di arrivare alla sceneggiatura vera e propria, è stato necessario effettuare un percorso di analisi dell'opera di partenza, in modo da poter impostare il lavoro seguendo uno schema, che verrà poi modificato man mano che si va avanti e si iniziano a concepire le singole scene. Nello specifico, ho riletto e analizzato il libro da un punto di vista più tecnico. Ho segnato man mano i paragrafi che descrivevano personaggi, ambientazioni, elementi linguistici o aspetti storici, soffermandomi in particolare sui riferimenti a fatti o personaggi realmente esistiti. Inoltre, ho sottolineato le battute o i paragrafi secondo me più importanti e di cui avrei dovuto tener conto nella stesura delle scene, prendendo appunti e iniziando a collegare i dialoghi tra loro o cercando di immaginare come poter unire due scene staccate o condensare nello stesso passaggio due battute distanti. Nel frattempo, mi sono documentata sul periodo storico, sulle premesse e le conseguenze degli eventi descritti nel romanzo, in modo da contestualizzare con precisione la storia e i personaggi coinvolti. Una volta terminata la fase di rilettura e documentazione, ho estrapolato dal libro le informazioni rilevanti e ho creato le schede dei personaggi, dei luoghi e degli eventi principali descritti, differenziando gli elementi di pura fantasia da quelli storici. Infatti, trattandosi di un fantasy storico, i riferimenti ad avvenimenti e figure reali sono inevitabili, e in questo caso anche voluti dall'autrice, che li descrive in modo minuzioso e preciso. Basti pensare a figure come il conte Guillaume de Ponthieu, il sovrano Filippo Augusto e il feudatario Renaud de Dammartin, ma non solo. Anche personaggi secondari come i cavalieri Henri de Bar, Étienne de Sancerre e Henri de Grandpré hanno una loro controparte storica. Lo stesso accade con i luoghi, ad esempio i feudi di Fiandra e del Ponthieu, la piana di Bouvines o città come Arras e Tournai. Particolare attenzione va ovviamente all'evento centrale del romanzo, ovvero la battaglia di Bouvines. Per comprendere al meglio la scena dello scontro, ho fatto un paragone tra la descrizione dell'evento nelle fonti storiche e quella del libro, segnando i punti in comune e le differenze tra le due. Dovendo adattare un romanzo come Hyperversum, ricco di elementi concatenati, nonché di dialoghi e spiegazioni, la difficoltà maggiore sta non solo nel mantenere la linearità della storia e dell'azione senza perderne i particolari, ma anche nel concentrare in poche scene passaggi che nel libro avvengono in settimane o mesi. Una volta stabilita la forma che deve prendere il film, ovvero i suoi punti fondamentali e le scene su cui ci si vuole soffermare, bisogna scegliere quali dialoghi inserire e quali ambientazioni utilizzare. Allora si possono provare ad unire più scene o ad accostare battute che magari nel libro si trovano in due momenti completamente diversi, al fine di non perderle definitivamente. Nonostante questo, è purtroppo inevitabile andare a perdere degli elementi, come ad esempio la profondità di alcuni personaggi, in particolare quelli secondari, le cui scene vengono spesso sostituite da passaggi fondamentali e propedeutici all'azione successiva. Ecco quindi che bisogna creare una sorta di progetto scena per scena, uno schema iniziale che ci permetta di immaginare visivamente il lavoro da compiere, con il riassunto di cosa succederebbe nella scena e annotazioni sugli spostamenti delle battute o le inquadrature. In questo modo ci si rende conto più o meno della lunghezza del progetto, di dove bisogna tagliare e delle scene che non funzionerebbero legate alle altre. Solo a questo punto, con un piano scritto, ma ovviamente flessibile e sempre modificabile, si può iniziare con la redazione delle scene vere e proprie. Un'altra peculiarità del romanzo riguarda l'approccio linguistico, dal momento che la comunicazione avviene in due lingue, l'inglese e il francese.
In ordine, le scene iniziali ambientate negli Stati Uniti sono ovviamente in inglese. Una volta sbarcati in Francia e tornati nel Medioevo, i protagonisti parlano ancora la loro lingua, ma si trovano a dover comunicare con persone francofone, riuscendo a comprenderle solo grazie alle traduzioni di Ian, l'unico in grado di parlare francese. Infine, man mano che si ambientano nella famiglia di Ponthieu, iniziano ad apprendere la lingua del posto, che usano da metà libro in poi per comunicare con tutti. In un'eventuale trasposizione cinematografica si potrebbe far fronte a questa difficoltà facendo parlare i personaggi, nelle prime scene, nella lingua compresa dal pubblico, nel nostro caso l'italiano. Poi, al loro arrivo in Francia, si dovrebbe mantenere il francese, lasciando il ruolo di interprete a Ian, oppure aggiungendo dei sottotitoli quando necessario. Infine, man mano che i ragazzi apprendono il francese, si potrebbe passare definitivamente alla lingua compresa di nuovo da tutti per il resto del film. Per concludere, la creazione di una sceneggiatura è il prodotto di un lavoro di studio e adattamento, un film su carta che va elaborato in varie fasi. Nel mio caso, ho cercato di creare la bozza di alcune scene significative del romanzo, al fine di fornire un'idea di come potrebbe risultare il lavoro finale. Ovviamente, la strada da percorrere è ancora lunga, e questa prima bozza non è scolpita nella pietra. Una sceneggiatura può essere soggetta a continue modifiche e variazioni, a volte apportate anche sul set stesso. La sceneggiatura è come un portale tra letteratura e cinema, diretto e semplice quanto preciso e attento ai particolari, privo di descrizioni e lunghi aggettivi, ma che al tempo stesso, con una semplice indicazione di sguardi o gesti, è in grado di evocare un mondo.